Non te l'hanno ancora insegnato che la mascherina non è più obbligatoria da tenere per andare in giro? Sfigato. Ma sembra che stai andando in gita, ragazzi, con lo zainetto, con il cappello Indiana Jones. Dino, è arrivato il pullman per Cantù, vai a prego. Vai. Vado. Stiamo aspettando Grigio che arrivi. Siamo nel traffico più totale di Como. E guardate qua. Abbiamo bici da enduro e dentro... è chiusa, cazzo. E dentro, ragazzi, bici da dirt. Perché in questo video le useremo entrambe, ragazzi. Chiaro. Ragazzi, è arrivato il nostro Grigio. Ciao. È appena arrivato dall'Africa. Cibo leggero. Leggero prima di uno sforzo fisico. Pedalata. Abbiamo allora panzerottino dietetico, arancino vegano. E questa è... queste qui sono tutte cose tipiche di Como. È giusto, arancina comasca. È cibo lo... $14.40. Suderemo un botto oggi, ragazzi. Oggi abbiamo sia bici da enduro che bici da dirt. Prima parte sarà riding in enduro. Almeno ginocchiera, bisogna cacciarsela su. Oggi è il primo giorno che sto provando queste nuove ginocchiere bluegrass. Sto usando le basiche, che sono le solid. Ho preso queste invece di prendere quelle top oggi, perché siccome fa veramente caldissimo, volevo una ginocchiera leggerissima. E queste non pesano nulla. In descrizione, ragazzi, trovate anche sempre il sito di bluegrass. Prima parte enduro, seconda parte, ragazzi, dirt, secret trail, che non vi dirò mai dove si trova, perché sennò questi posti vengono distrutti. Team Rose, Grigio, Toto e Albi. Facciamo i porcelli, tipo. Dove lo trovi lo sciazzo? Senti come spigna i 400 cavalli qua. Delicatezza. Guarda, io lancio, le voglio lanciare. No, questa qua è elettrica, pesa troppo da lanciare. Questa qua se la faccio, fa il buco se la lascio. Cosa guida? Buongiorno. Nel camerino, è pronta? È già iniziata la salita, ragazzi. Che fastidiosa questa strada. Sì, però, cioè non vale essere sopportati così dalla bici elettrica. Oh, sei dietro di me. Come hai fatto, Alboreto, ad essere dietro di me? Ma qui che panorama. Salto sul tavolo. Allora, first try, ragazzi. Nessuno saprà che ci ho messo 7 volte. Quanto è facile fare queste cose. Vado? Come si chiama questa? Non lo so. Dagli un nome. Alfredo. Alfredo. Sono doppietti easy. Se ci stava dietro con la velocità, Albi forse li fa questi. Scalcia leggermente, ma pochissimo. Calcia leggermente, ma è talmente piccolo che è proprio... cioè, per giornale è proprio cacciarti in avanti. Albi adesso farà il suo primissimo road gap. Ok. Devi fidarti delle sue velocità. Ritmo. Cioè, non rallentare di più, sennò perdi il ritmo. Seguilo, seguilo. Molla, 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 Albi, molla. Molla. Molla, 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 Albi. Molla, molla. Madonna, Alboreto! Madonna, che cazzo hai fatto, Alboreto? L'ha aggiornato qua, è riuscito a aggiornare, ragazzi. Ma Albi, devi mollare un po' di più sti cazzo di freni. Anche lì mi ha detto mollo, mollo, mica. Ha fatto la prima discesa, era un roll-in inchiodato, lui è andato via. Come al solito, l'Alboreto gli dice una cosa, fa l'esatto contrario. Vadi. Lo mette largo. Ma sì, ma qua Albi niente di che, Qua super easy, Albi. Vai. Bravo, perfetto, guarda lì che bravo, vai, 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 perfetto. Oh, la prima volta che ti vedo bene su un pezzo composto, allora, eri anche divertenti. Bravo. Ma vai easy, bravo. Ah, sentiamo, ragazzi, vediamo. È dolce, Grigio, ti avviso, dolce. Ma dai, bastardo. No, è molto dolce, però a me piacciono le cose dolci, bravo. Se vi piacciono le cose dolci, ragazzi, il link dov'è? In descrizione. Torniamo su quindi adesso. Quando c'è la salita secca così, ragazzi, Albi, non strappare, continua a pedalare. Pedalata costante, non devi frullare, perché sennò ti stanchi di fiato. Devi sentire proprio lo sforzo solo sulle gambe. Il fiato deve rimanere costante, che è la cosa più importante sulle salite lunghe. E soprattutto non devi parlare. A few moments later. Ragazzi, gli arancini di prima
adesso sì che si fanno sentire. Questa era una salita prepotente, ragazzi, assolutamente. Infatti superstiti solo in due. Livello sudore, lui non è neanche tanto bagnato. Indecente. Cioè, ragazzi, questo è l'asciutto. Tutto questo è bagnato. Io la mia maglia non è neanche bagnata. Ma vai a cagare. Questo qui, mica, c'ho gli addominali che sono fresco. Guarda, c'ho il six pack e poi Scusate locals e costruttori di questi trail, se ho portato delle persone così miserabili, ragazzi, qui e facciamo un appello. Chiedo scusa. Prova ad andare easy. Tu prova a starci dietro di velocità, no, tipo qui. Le curve soprattutto, che lui fa fatica a farle. Le curve, non andare dentro proprio troppo cattivo. Cerca di farlo proprio. Ce l'ho, è mio. Arrivo, Grigio. Dai. Ragazzi, io non so se vi state rendendo conto dove sta bevendo Alboreto. Sta bevendo dalla fognatura, dalla pozzangherina che c'è di ferma immobile. Che buona quell'acqua. Allora, siamo tre superstiti. Siamo a Parè e Grigio mi fa vedere una linea, detto, di salti ritmici. Bello. Attenzione, variante. Seguiamo il Grigione. Wow, cazzo che ritmico. Mamma mia, ritmicissimi, incredibile. Sembra quasi un trail da dirt. Ragazzi, abbiamo trovato un salto bello grosso. Ha detto Grigio che dovrebbe essere un 14 metri, che non spaventa tanto perché il salto è in lungo. Però Grigio non si ricorda quanto bisogna frenare, ragazzi. Tipo, in questi casi, come il salto è molto lungo, non è semplicissimo capire le velocità. Faremo 2-3 speed check qui, facendo i salti prima arrivando, giusto da immaginarsi la velocità su un salto del genere. Landing è lì. Dai, lo provo. Vedete, la cosa che fa più paura sempre sui trail è quando trovi salti molto grossi così. Se c'è un local che lo fa, cioè vai sereno, lo segui e lo fai. Quando devi provarli da solo così, soprattutto anche in questo momento Grigio non è riuscito a darmi indicazioni che mi aiutano così tanto. Cerco di immaginarmelo molto nella testa e spero di azzeccare la velocità. Devo concentrarmi bene, me lo sto immaginando. Ci sono! Yeah. Ok, allora adesso proviamo a fare trenino tiro Grigio. Dai. Come sei arrivato? Benissimo, credo. Ottimo. Ragazzi, abbiamo cambiato spot, questo spot segreto. Guardate che roba, oh! Cazzo, incredibile! Hanno costruito questo secret trail da poco, veramente tenuto prime, più liscio del Monza Pizza. Con me. Com'è stata la giornata di oggi? Divertente. Cosa abbiamo fatto? Saltato. Ma dove siamo stati? Secret spot. Bravo, non c'è cascata. Posto fighissimo. Non vi diciamo dov'è, non perché siamo cattivi, ma perché non vogliamo che qualcuno venga qua e distrugga i salti. Quindi mi raccomando, ragazzi, non le tirate nei commenti. Comunque vi ricordo che
Il giveaway è ancora attivo, annuncerò il vincitore. Tutti i finalisti di questo giveaway non mi hanno ancora inviato tutti i video, quindi sto aspettando gli ultimi video, tanto non abbiamo fretta, e farò proprio poi un video dedicato dove farò anche la reaction a questi 10 video. Basta, io vi ricordo sempre di iscrivervi, grazie di aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ci trovate qua.